Non so quanto tempo fa, ma era stata fatta una promessa. Io mantengo le promesse. La promessa era: a 2000 sub su Twitch, Luca va a primo appuntamento. È stato un mezzo scam, perché in realtà siamo andati prima delle 2000 però, sub. Però io sono una persona che rispetta le promesse. Barba blu, capello biondo, primo appuntamento. E le 2000 sub sono arrivate. Quindi anche voi siete persone che rispettate le promesse. Quindi stasera, eccezionalmente, siamo in live in questo momento. Tra l'altro ringrazio tutti quelli che sono stati in live. Matt del futuro mi ringrazia nel passato. Siamo più di 15.000 in questo momento. Siamo su Twitch. Abbiamo avuto ogni nostro record. Sì. Per vedere, credo, la puntata più bella di tutti i tempi, di sempre, di primo appuntamento. Anche in real time era gasata più di noi, probabilmente. Sì. Ha spammato Luca ovunque. Io non dirò nulla, ovviamente. Luca non dirà nulla. Faremo vedere anche qualche chicca. Poi Luca ci racconterà qualche retroscena. Perché io e Stefania abbiamo solo accompagnato Luca, ma in realtà durante il suo appuntamento noi siamo stati in albergo, quindi abbiamo visto solo di sfuggita la ragazza. Non sappiamo niente, la puntata non l'abbiamo vista, nessuno di noi ha visto la puntata, neanche Luca l'ha vista, quindi reaction al 100%. L'ho girata ad ottobre, prima che l'ho girata a ottobre, quindi non mi ricordo neanche cosa ho detto. Esatto. Molto bene. Benissimo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, perché adesso io le promesse le mantengo, ma cioè, ci fate arrivare a un milione di... Esatto, se c'è una cosa da fare, prima di guardare questo video, è... iscriversi al canale per arrivare finalmente a 1.000.000. Quindi iscrivetevi. Lasciare un like e un commento e condividerlo a manetta. Anche perché fammelo dire, veramente... perché per il milione di iscritti sicuramente qualcosa. Luca va di... a Naked Attraction. Attenzione, Naked Attraction. No? Cioè sì. È uscita la notizia di Luca primo appuntamento. Siamo stati taggati su Facebook, siamo stati taggati su Instagram, messaggi in direct che recitavano: ragazzi, non vedo l'ora, voglio vedere Luca distrutto. Ah ah ah, quante risate ci faremo con Luca, distruggetelo. Noi facciamo un tipo di intrattenimento che non si basa sullo schernire le persone, sul prenderle in giro. E ricordiamo che quest'uomo, oltre ad aver mantenuto le promesse, quest'uomo, ma questo amico in primis, è andato a primo appuntamento, si è messo a nudo per voi e soprattutto ha mostrato le sue fragilità e le sue emozioni. Per questo noi non lo prenderemo mai in giro, ma guarderemo la rinascita sentimentale di un uomo. E adesso scoteniamolo! Scoteniamolo! Quali sono gli ingredienti di un primo appuntamento? Il luogo più romantico che riusciate a immaginare. Io ho già una domanda. Lui c'era? Era dietro di me che faceva il parlato, mentre io ero seduto da solo al bancone. Quindi avevi un trucchio dietro. Un po' il sogno di tante italiane, però. Cioè, nel senso, speravi in realtà di avere un appuntamento con lui. Ma a un certo punto volevo alzarmi e sedermi davanti a lui e vedere cosa, cioè, come andava. Guardarlo solo negli occhi. E dirgli sì, comunque sta giacca era meglio rossa. Una bollicina per ingannare l'attesa. Raga, questa è la prima volta che vediamo l'intro della quinta stagione. È vero? È vero. Tra l'altro, raga, è nuovo. Tra l'altro, poi noi torneremo indietro con le reaction. Cioè, adesso facciamo questa perché è quella di Luca. Poi torniamo indietro, finiamo la quarta e poi ritorniamo sulla quinta. È il ristorante di primo appuntamento. Che non è un ristorante come tutti gli altri, devi dirlo. Io posso anche uscire, sono venuto per questa frase. Chissà quale frase. Adesso sono curioso, sai. Andiamo avanti. Com'è vedersi? Non è la prima volta che ci vediamo dentro una TV. Diciamo che è una cosa particolare questa. 5 anni che sono single. Mi già fa ridere così, io chiuderei. Comunque ho vinto. Ho trovato il socio. C'è uno vicino a me. Chi è? Ovvero? Ah, sei tu. Battete questo nel socio dell'anno. Battete questo. E io ancora. Questa è 8 mesi che la vuole dire. Primo appuntamento, può cominciare. Prima single. Sono Francesca, ho 35 anni, vengo da Pescara e sono una scrittrice di romanzi erotici. Tu pensa che bello se ti davano lei. Cioè, potevo diventare un protagonista di un romanzo erotico. Il piccolo principe. Il piccolo e basta. Il piccolo Luca. Io raccolgo tutto e scrivo. E scrivi. Gli armoni. Gli armoni. Per dimostrargli quanto lo volessi infinitamente. E quindi? Io scrivo. No! E quindi mercato del pesce subito. Presi a cavalcarlo selvaggiamente. Cavallo!
Ero devastata da quel godimento dirompante. No. Dirompante? Dirompante non... Ma ha detto dirompante? Dirompante. 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 Come Chanel. Se dovessi ambientare un suo romanzo, questo ristorante, come lo chiamerebbe? Come avresti chiamato tu? Un metro di piacere. Bello. Tra una portata e una porcata. Bello. Sofisticato. Bello. Mi piace. Come si immagina l'appuntamento di questa sera? Perché è diventata Howard il padre a un certo punto. Un incontro inaspettato. Vabbè, ma che banalità. Che robe. E il protagonista maschile sarà Daniele, un imprenditore romano con la passione per i cavalli. Vabbè. Cavallo! Ma l'hanno fatto palesemente apposta. Dall'aspetto nordico e dal temperamento selvaggio. Ma selvaggio dove? Scusate, ma nordico? Ma tu vedi il temperamento selvaggio? Finché non inquadrano me, io non prenderò in giro nessuno. Questo mio aspetto così non italiano, accostato anche al discorso del famoso vichingo. Ma dov'è vichingo? Nella mia vita passata forse sono stato un vichingo. Forse sarà stato un tubero, ma sicuramente non un vichingo nella tua vita passata. Ma che meraviglia, adoro le rose. Mi reputo molto determinato nella vita. Potrebbe essere il titolo del suo libro. Uno splendido mazzo. Che fai di bello nella vita? Scrivo commedie erotiche. Ah. Io le faccio. Ho bisogno di peli. Mi occupo di dispositivi di criosauna. Congelamento praticamente. 180 gradi sotto zero. Quindi lei è bollente e lui invece... Vorrei farmi criogenizzare. Ah, tu proprio. Quindi mi mettono sotto. Tolio. Sotto spirito. Sotto spirito. Apriamo il barattolo sì, tipo sì, tra 200 sì, anni. Sì, tipo ok. Sacla. Solo la testa sbuca tra 200 anni. Sacla. Ma il prossimo singolo a entrare al fuoco dentro. E anche e fuori, vabbè, dai. Ma l'hai fatto. T'ho fatto fare anche a te? No spoiler. Al paccallo. Ho 25 anni, vengo da Brescia e lavoro come guardia giurata in vigilanza. Scusate, sapete che quando ci sono queste cose... Ah, il movimento, signore, allora. Che movimento. Vado. Ma io non ho parole. Prova a far così. Vado. Trapezio. Guardate indirizzo alla spalla. Si è rotto qualcosa. Ma che roba. Buonasera. Nel senso raga spoiler stessa giacca di Luca. Sì, ma ha copiato palesemente il look perché non sapeva come presentarsi. Sì. Ho capito, però ora arriva lui e poi arrivo io che sono la versione Wish. Scusa, sì. Non è giusta sta cosa. Io posso. Stai meglio tu comunque, obiettivamente. Quando fai queste cose devi comunque fare lo sguardo. Ma tu sei un esperto mondiale. Mi sembra di vedere Bisio a Zelig sì. In questo momento. Cresce un calice di bollicine. Ho dovuto lottare parecchio a livello fisico. Testimonial della Topex. Ho avuto un collasso totale del polmone destro e lo del cuore. Mi ha reso è cambiata. Sono Simona, ho 22 anni e vengo da Brescia. Vieni da Brescia. 22 anni da Brescia, io non ci credo un cazzo. Atleta, praticavo atletica a livello agonistico. E poi non la fa più. Ho visto una distorsione. Mi ha fatto le corna tornando dalla sua ex morosa. Che schifo. Ah, perché le donne non le fanno le corna. Io non rispondo neanche più a queste provocazioni, guarda. Scherzando. Guarda, veramente. Fuori luogo. Ah! Madonna, ma scusa. So. Chiavala lì sul leggio, non lo so. Cioè. Tu ci hai provato con lui? E ti ricordava un po' me, vero? Daniele. Lui. Cosa sta facendo raga, quella? Quella dietro. Cosa fa con quel ditallo? Daniele. Lui. Oh, pazzo. Lo stuntman. Bello. La passione dei cavalli, naturalmente, il primo approccio è sicuramente stato anche nei film. Devo essere onesto, il mio approccio con i cavalli è stato anche a me in un film. Però. Però era un altro genere. Era un cavallo e un'attrice. Sì, era esatto. Allora sì, è vero. Sì. Fare una galoppata nella spiaggia è qualcosa di eccezionale. Il sorriso del velociraptor. Sono Luca, ho 32 anni. Ma che falso, non ha 32 anni, ne ha 52. Ah, sei tu. Scusa, mi è scappato. Sono Luca, ho 32 anni e vengo da Piosasco in provincia di Torino. Allora, perché Piosasco? Partiamo da qua.
Piossasco. Allora, anche su Novella 2000 hanno scritto Piossasco con una sola S. Si dice Pio... Tu, allora, no, aspetta, perché allora... l'ho dovuto spiegare anche alla mia ragazza. Piossasco con due S, ripetilo. No. Io non vorrei dire, ma sei già più ridicolo del tuo appuntamento. Devo far vedere una cosa, perché sei arrivato. Cosa devi fare? Il tampone. Oh. Vale. Del dado. Vedo una po'. Ma io ho paura di tutte le cose che mi fanno, quindi... Luca, che è coraggiosissimo, ricordiamo. Guarda che mi sono mosso pochissimo. È andata nel cervello, ti. Sì. Come vuoto. Effettivamente. È un momento... incantevole. Di altissima televisione, se sì, l'idea. Assolutamente. Potrò mandare sto pezzo anche durante il video. Che ti è arrivato all'ipotalamo. voglio ricordarti così. Guarda. Posso dire che però ho visto tanta gente, soprattutto influencer, fare i tamponi, sai, che si riprendono. Sono veramente brutti. C'è comunque... classe, possiamo dirlo. Sì, sei stato bravo. Allora, ho una cosa positiva. Non avendo cervello, è andato comunque dritto il mio. Però ho sentito che mi toccava il cranio. Speriamo che ci sia solo quella di cosa positiva. Com'è? Pensavo peggio. Sì, magari lui ha la mano delicata. Non ci ha cagato. Test di gravidanza? Non so se hai notato, ma anch'io ho messo lo stesso outfit. Ah! Oh! Negativo. Grazie. Comunque ragazzi, ve lo assicuriamo, è il momento più basso della live questo, quindi andremo solo a migliorare. E faccio lo youtuber. Ci chiamiamo Cree. Un chiaro riferimento al fatto che con un joystick accompagni il cuore verso di te. Non ho capito perché abbiamo fatto dare joystick, perché io non sono un gamer e non so giocare a nessun gioco. Però quello c'è qua, quello c'è usato. Penso che non rimando a Britney Spears. C'è. I play with your heart. Ha più senso. Ci chiamiamo Creator, che lo so che fa ridere, perché dico, cazzo create. Cazzo creiamo. Giustamente. Creiamo invece... Magia. Risate, empatia. Polvere di Ma poi l'ho spiegato. Occhio, perché la camminata è importante. Sì, vediamo. Vai. Creiamo contenuti di intrattenimento per il pubblico. Buonasera. Benvenuto. A noi piace divertirci commentando insieme alle persone programmi televisivi. Ma lì ci siamo noi? Allora. Adesso ci siamo noi dentro noi? Programmi televisivi come questo, dove mi trovo io adesso. Questo non è un ristorante come tutti gli altri. No! No! Non lo è, raga. Si guarda intorno? Sì, perché questo mi sembra un ristorante non come tutti gli altri. Che attore! Che improvvisazione! Che il metodo Stanislavski! Non era per niente preparata. No, si vede che è tutto spontaneo. Non era solo quattro medi che pensava cosa dire quando entravo dentro il ristorante. La verità, bello. Sai cosa è successo? Gli aspetta. Non ho capito che cazzo mi ha detto lui. Allora io... Bello! Non ho proprio sentito cosa mi ha detto. Quindi ho guardato intorno. Quindi hai improvvisato la bello. Fine. Bello, no? Bello. 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 Per adesso. Top. Brutto, però efficace. Ma la faccia è quella che è. Beh, non è che guarda. Non è che potevo arrivare lì a cambiare connotare. A commentare il primo appuntamento siamo in quattro. Il mio socio, Matt. Primo appuntamento. Poi c'è la ragazza di Matt, Stefania. Ma sto parlando di una calcolatrice. Che cos'è quella? Sono io. C'è il mio amico, che è Daniele. Detto Benze. Che dialogo è? Che diciamo è quello un po' più cattivello tra di noi. Ma cosa cazzo? Ma cosa? Sentiamo questo mito. Ma perché io quello più cattivo? Ma il più cattivello, quando commentiamo qualsiasi cosa, è quello che va più pesante. Sei cattivello. Ok. Lei è il primo del tavolo. Io l'accompagno al bar per un aperitivo. Mi sì. Perfetto, grazie mille. Gentile. Che movimento Robocop. Madonna mia. Del tavolo. Io l'accompagno al bar per un aperitivo. I momenti più esilaranti di primo appuntamento, sicuramente il primo appuntamento tra Silvia e Emanuele. Prego. Che cazzo ci hanno fatto vedere? Ma raga, io non ci voglio credere. Appunto, brava Stefano. Porco bestia. Un appuntamento che secondo me è entrato anche nella storia della televisione italiana. Un po' troppo. Too much. Però posso dire, ma non è mio, è loro. La scenetta è stata salvata comunque dal mio intervento di una genialità sconcertante. Io non avvertivo questa tensione da uccelli di Hitchcock. Veramente. Ma la tua faccia mentre lo dice. Il sorriso. Quel maledetto. Ridi, serio. Ridi. Veramente? Io non vedevo neanche che cazzo stavo passando sul tablet. Quindi ero così. Cioè, cosa sono? Docce emozionali.
lui per me rimane un eroe contemporaneo. Assolutamente sì, tra l'altro saluto e ci segue il buon Cringeman Emanuele, perché ci guarda. Ciao Emanuele, grazie. No. Devo tornare indietro perché c'è una risata. Questa. Sono l'uomo degli stop. Stop man mi chiamavano. Stop. Tanto la risata di Luca è un po' da principio di colite. Guardalo bene. Cioè, guardalo. Complimenti per il look. Mi piace, l'ho comprata apposta questa camicia. Per questa sera. Per questa sera l'ho comprata. Come sembro? Benissimo. Grazie. Buona serata. Grazie. Come sembro? Benissimo. Benissimo. Cosa c'è? Non lo so. Vedi che la camicia è apprezzata. L'outfit abbiamo scelto io e Stefania perché uno, ci siamo rifiutati come idea di andare eleganti. No, infatti, nel non senso, avrebbe senso perché non sono così. Esatto, l'outfit elegante non aveva senso. Non fa parte di Luca. È giusto che uno si presenta per ciò che è, per ciò che è, non per ciò che vorrebbe. Sono d'accordo. Abbiamo anche un altro piccolo aneddoto, sì, che comunque da quell'appuntamento lì di ottobre Luca non ha mai più lavato la camicia. No, io no, quindi... non l'ho più usata apposta per usarla solo stasera. Esatto. E verrà incorniciata e non la userò più all'asta. Non la userò più. Beh, la darò al miglior offerente, sì, nelle donazioni. Ricordo appunto alternativo donazione. Le battute più belle che abbiamo fatte, tra l'altro, che sono diventate dei... Ti zito. Scazzare. Momento di scazzo. Le battute che abbiamo fatte, tra l'altro. Si è spento. Mentre sei tu lì al bancone e dici, vabbè, voi lo vedi in puntata, arriva tipo subito dopo lei. Io sono stato tipo 45 minuti là da solo. Buonino. Sì, sono stato tipo 45 minuti lì prima che arrivasse il barista. Ma si vedono le videocamere tutte quante? No, non siete un cazzo. Ma solo quella al bancone bianco. Quella al bancone perché è bianca, perché io so che è una telecamera. Sono diventati dei tormentoni. Ad esempio, vuoi un calice di bollicine? Momento importante, momento catartico. Vuoi un calice di bollicine? È diventato un must. Buonasera. Buonasera. Cresce un calice di bollicine? Sinceramente ho paura. Cosa succede qua? Cioè io non riuscirò a trattenermi. Io posso anche uscire. Io non sono venuto qua sinceramente per incontrare l'altra persona. Sono venuto per questa frase. Lui lo sapeva, basta. Sì che lo sapeva, basta. Quello si è messo a ridere. Grande. Sono venuto per questa frase. La ringrazio. No, grazie. Io volevo anche tatuarmelo. Ehi. Gradisce un calice di bollicine. Vabbè. Anche questo è un po' too much. Veramente esagerato. Ho voluto girare il coltello nella piaga. Ma poi quando sei lì non sai cosa dire, devi dire qualcosa. E poi lui stava zitto, che cazzo devo dirgli? Mi sembra veramente eccessivo, caro Luca. Lui è molto simpatico, tra l'altro. No, si vede. Magari lui non capirà perché io sto ridendo e diventerà una situazione abbastanza imbarazzante. Cosa fa nella vita lei? Io lavoro sul web. Ah, allora siamo definiti youtuber. Ma perché ride lui? Sì, io penso che lui ti stia abbastanza prendendo per il culo. Allora siamo definiti youtuber, gli opinionisti del web, guardando programmi TV e commentando quello che succede durante il programma. E quindi immagino avrete commentato anche questo. Sì. I commenti alla puntata dei miei amici sono la cosa che mi terrorizzano di più. Perché guardi me? Sto guardando proprio addirittura te. Io verrò massacrato. Io conosco tutto, però non c'è nulla che mi possa far paura, tranne una cosa. Nulla. Una cosa c'è. Cosa? Silvia. Questo quando ho visto la preview. Cosa la spaventava così tanto di Silvia? L'atteggiamento. Cioè l'atteggiamento intimidatorio. È proprio anche lo sguardo. Che sguardo qua? L'hai rifatto bene? Sì. Volevo imitare Silvia. Che ti scrutava come dentro l'anima. Allora no, io spero di avere una persona buona davanti, perché io mi considero una persona buona. Bambolino, lui è una persona buona, bambolino. Cioè rispetto a lui sì. Sì. Cioè io ti stavo per darti, ma guarda, non dico più, sei una persona di merda, quello è il tuo problema. Ah! Sei una persona di merda. Ah, guarda come permaloso. Arido. Guarda come arido. Se mi arrivassi via dietro ti... Che se arrivassi via qua dietro non mi sono girato. Ah, no, calma. Non arriva nessuno. Ah, ok. Finora. Non è che me l'ha fatto uscire da dietro, adesso va. Ha paura del giallo. Sono andato avanti una settimana con l'autore che mi diceva sta cosa. Io ero convinto uscisse da qualche parte. Ah, cioè tu eri veramente la sensazione? Non avevo la sensazione che venisse come mia ragazza all'appuntamento, ma la facessero uscire. Ah, ok. Come scherzo. Come scherzo. Io qua ero convinto. Infatti, sono stato 20 minuti prima che. Cioè, sono stato 20 minuti così. Madonna. Tra l'altro, sento i passi dietro, sembra tipo Jurassic Park. Col tirannosauro, se vedo anche le bollicine che tremano, potrei iniziare a tremare anche io. È il terrore. È il terrore. Il tirannosauro. Va bene, io le faccio un grande in bocca al lupo. Grazie mille. Si diverta. Grazie. Si volti.
Attenzione. Te l'ho fatta, eh. Mi era sembrata Silvia. Ma non ha tremato il bicchiere. A un primo appuntamento, la paura di incontrare la persona sbagliata. Spaventato. Ma è preoccupato. Questo non è visione, proprio spaventato. E dice, no, ma nel senso, ti spiego. Io davo tutta la colpa a voi. Silvia, no, tu mi fai fare così. Silvia! Carissima! Grandissima! No, ma... coraggio di fare una cosa del genere. Cioè, lei ha gli occhi più grossi delle rotonde di Garlasco. Ho giocato prima lì in paese da me a nave. Però di quello ho nave. Prima ho giocato da me in paese lì in nave. Faccio un lavoro dove ci sono tante donne. Io entro quasi in intimità con la donna, cioè comunque nel senso che anche se è breve. Lui le raffredda. Lei fa veramente delle facce tipo Silvia, comunque. Sì, è una mini Silvia. Hai ragione. Luca, per esempio, sta vivendo la sua attesa al bancone. Ma è un dramma. Ma cosa succede? Ma è un dramma. Nel puro terrore. Eccola. Perché per lui sta arrivando Elisa, un influencer molto agguerrita. Un influencer, attenzione! Già. Ricordo l'intervista tipo a settembre. Cos'è che non vuoi? Una che fa il mio stesso lavoro. Tac! E voilà! Ti hanno ascoltato comunque gli autori, eh? Guarda che c'è Luca laggiù. È vero, che bello. Pensavo fosse un tendaggio. Tutti i programmi TV. Tutti. E in più anche quello che mi succede durante la giornata. Che peggio sono quelli che ti raccontano tutta la vita loro di tutti i familiari. Che attenti te frega un cazzo, no? Beh, diretta comunque, diciamo. No, nel senso. Nel senso, abbottonata, sì, lei ha una bella pettinatura baldacchina. Questo bisogna dire. Baldacchina. Ma scusami, non vedi? Sei nettamente il più arido comunque. Buonasera. Benvenuta. Io sono molto caciarona. Cioè, io se sto in una stanza si sente. A me proprio dal corridoio, prima che arrivo, si sente. Oh, ciao! Tu hai capito che era per te, no? In quel momento, quando sei c'ero solo io seduto, non era difficile. Solo scusa, io non sono andato al programma, sai com'è? Sto chiedendo. Mi dicono che si sente tanto che sto di Roma. No, avrei detto Bolzano. Che sto un po' coatta, un po' deborgata. Comunque devo... Che secchezza di facci, Luca, qui, eh? Proprio un pastone, le bollicine non ti sono servite, eh? C'è qualcuno che la sta aspettando? Mi segui. Perfetto. Me lo aspetto una persona con cui posso comunque parlarci, scherzarci. Beh, quello va bene, sei, va bene. Sei, va bene. Ci siamo. Direi di sì. Che no, magari. Guarda Luca! Cosa stavo guardando? Luca non c'era già più sbatto. No, ma c'era l'Inter quella sera, svegliato. Mica col Glava, che non è servito a nulla. Ciao. Oh, ma sei pazzissima, vestita di rosso. Ma come l'hai detto? Pazza. Ciao. Piacere. Luca. Elisa, piacere. Elisa. Io Elisa. Elisa. Come va? Tutto bene. Di dove sei? Torino, te? Roma. Proprio di Roma? E io porca troia. Qual era la seconda? No, perché qual è la seconda cosa che avevo chiesto? Che non fosse di che Roma. Non fosse di Torino o Milano al massimo. Sì. E niente. Questo sente un po'. Sì, l'accento è tanto, mi piace l'accento. Ah, meno male, dai. Sì. Secondo me piace perché non ho peli sulla lingua, sono molto diretta. Cioè, a me se mi fai schifo te lo dico. Che fai nella vita? Mi fai schifo. Cosa fai nella vita? Che schifo. E tanto questa è la faccia giusta che mi è stoppato proprio con l'espressione. Lavoro sul web io. Veramente? Cosa si sta abbottonando? Cosa stai facendo? Cosa sta mani? Io che conosco tutti i canali del web, quando mi ha detto lavoro sul web ho detto ecco la figura di merda. Questa ci avrà 1 milione, sicuramente io non la conosco. Io su YouTube, Twitch. Mi potrebbe incuriosire qualcuno che lavora nei social? Perché mi sono relazionata sempre con persone che non capivano il mio punto di vista. Io da tanto, sono dal 2007 ho iniziato YouTube. E adesso ci ha messo a commentare i programmi. Aspetta, io commento tutti i programmi del vento. Anch'io. Sentite? Anch'io. C'è so qualcosa. Fai quello che faccio io praticamente. Esatto. Faccio la stessa cosa. Mi sento male, quindi ti sei visto tutte le edizioni, tutte le puntate? Le ho viste tutte. Ad un primo appunto. Forse è stato il mio più grande amore. È durato tra alti e bassi 12 anni. Poi non sono stati 12 anni di storia, perché noi non eravamo fidanzati. Concettuale. Ah, non inquadrato. Sì, era un manzo.
compagni, cioè la nostra moglie, diciamo così, nel sottobosco. Amanti. Sono certa che lui abbia provato, non so se amore, perché non so se lui è in grado di amare proprio in generale nella vita. Lui vuole scappare fortissimo. Sì, ma molto. Ho atteso una persona per 12 anni. Diciamo, ho sempre lanciato l'esca. Ma lei non l'ha mai colta, però. No. Dopo 12 anni forse. 12 anni di pesca non è male. Perde la tasta per una persona che non ricambia il tuo sentimento neanche dal punto di vista fisico. Ma quello con cui stavi tu stava con un'altra, zia. Ma cosa? Allora stanno palesemente cioccando comunque. Stanno litigando. È il primo litigio. Devo darti questa. Che stacco di gamba. Stacco di gamba. Questa l'ho vista dal vivo perché lei praticamente è entrata a fare la cena quando io avevo già finito. Rosa, ho 46 anni, ho vinto il concorso Miss Mamma Italiana nel 2007. Sono un ottimo figlio. Dentro di me questa luce che mi trasporta mentre cammino, mentre... E vai allora, vai! Cammina! Cammina! Infatti mio padre mi diceva, quando cammini sembri una Madonna. Cioè sembra quasi che io... Sono Arcangelo. Vengo dal Salento. Lei è la Madonna e lui è l'Arcangelo. Siamo è fatta. A posto. Ha fatto shopping con quel borsa sotto gli occhi. Madonna. Il nome è Rosa. Se sono rose, fioriranno. Sei di? Bario. Ok, boomer. Ok, boomer. Okay, boomer. Conobbi una ragazza. Questa ragazza prima era un ragazzo. Mi sono innamorato di questa persona. Non ci trovavo diversità. Ho vissuto questo tipo di rapporto. Ma lei cosa sta facendo? No, secondo me lei si sta dicendo. Ma il dunque sì, qual quindi... è? Perché mi racconti? Perché mi racconti? Perdo occasione di fare nuove conoscenze. Ma cosa fa? Per la cena superlativa, veramente tutto eccezionale. È andata a provarci con lo chef. E poi c'è chi non si è ancora reso conto di vivere il suo primo appuntamento. Sta sudando 18 camicie. Ma... hanno perculato anche loro, però. Sì, ma fanno bene. Però, ma l'hanno fatto vedere che ci siamo andati a sedere? No. Lo youtuber Luca, per esempio, ha sempre commentato primo appuntamento con gli amici. Magari anche un po' prendendoci in giro. Siamo noi, ho paura. Anch'io. Cosa starà pensando adesso? Come ci si sente a stare dall'altra parte? Faccia di merda. E comunque c'è del... rispondi a Montrucchi. C'è del concettuale. C'è anche... sì. Perché è un inception, sì, capito? Sì. Ma tu non hai anche sentito del risentimento mentre lo diceva? Sì, io mi chiedo com'è stare come ci dall'altra si sente? Parte? Esatto. È stranissimo, nel senso, perché ti vengono in mente tutte le cose che hai detto e tutte le cose che hai commentato. Quindi tu non sei 100% concentrato sulla puntata. Sì. Certo. Possiamo dire che quindi a quel tavolo le emozioni sono amplificate. Porco due, appena ti senti. Porco due. Ti piace il sushi? No. Devo dire sì. Io sono una persona non onesta. Sentito. Non mangerò mai sushi per la f***a. Ai. Beh, non mi piace. Sta manica per Dio! Me la stavo aprendo, stavo per arrivare da mangiare. E da quando ti sei seduto che ti ravani sta manica per Dio. Per Dio. Ma allora, perché io non mangio pesce in generale. Ma lo do, dovevi dirlo. No, non l'ho detto. L'hai detto? Ah, no. Ogni volta che la dico dentro di me dico, allora, ma si può dire in un altro modo. Però come vabbè, si può dire? Io trovo i doppi sensi anche dove non esistono, quindi figurati. Non trovo l'amore perché io ho un'arte nel complicarmi la vita. Cos'è l'Angus? La carne. Ah, ok. Come gli hai risposto subito? La sì, carne. Madonna, bravo, che bravo. Dai, bimba. Non so io. Lì hai sbagliato. Non, a cos'è l'Angus? Perché? Questa ma lui era partito. Ma non si può in televisione. Non si può in televisione. Non si può. Naked Attraction si può. E dove andrai prossimamente? No. Che è tipo un facocero, che roba. Come un facocero? È Pumba. Che risate che dice Luca. Puoi tornare indietro un attimino. Ma che è tipo un facocero, che roba. Io voglio ricordarlo così. È bellissimo. Guarda, guarda che bello. Applausi. Applausi per Fiume. Il paccioconissimo Luca. Te lo portano qua direttamente. Che carino, mi porta a casa. Vediamoci Spurger. Già cercate che si chiama Supplì, così faccio pure. Come si chiama? Scusa, guarda come l'hai stoppato, Luca. Guarda che si chiama il cane. Il mio cane si chiama Supplì. 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 Ah. Lui mi ama follemente. Invece Yume è proprio un misbrocca, mi guarda e fa ma che te fai? Ma dove vai? Cioè sei in cane così. Cioè io al caso gli dico vai a dormire meriglia, me vuole ammazzare. Cioè c'hai i video su Instagram deludi e me vuole uccidere. Luca finto interessato? Sì 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 Luca. Luca sì, no, ho iniziato a aver paura da morire qui, davvero sì. Ho iniziato ad aver paura della mia incolumità perché, sì. Cioè se i cani erano così ho detto. Cioè il mio grosso fa meno danni. Capito perché lo voglio grosso il cane. Cosa ha detto? Aspetta, fermi. Capito perché lo voglio grosso il cane. Il cane. Ma si è bloccata però. No.
Il cane. Però ha fatto una pausa, eh. Ha detto cane, ha fatto una pausa. Mi stai già portando in quel loop di doppi sensi, sì, infiniti. Assolutamente. Che dureranno per tutta la vita. Ok, si sono connessi. Okay. Quello che mi è mancato in una ragazza negli ultimi anni, diciamo che è quella sintonia che senti quando parli con una persona. Io in questi anni non ho mai avuto quel... quel cosa, scusa? Non so schioccare le dita. Ah, è vero. Perché ricordiamo, Luca comunque ha un deficit motorio. È vero. Però apprezziamo il gesto che ci ho provato e dopo che l'ho fatto ho detto... Lui, raga, non sa. Ragazzi, migliaia di anni di evoluzione e non ha il pollice opponibile, incredibile. Pazzesco. Fantastico. Cioè, donate fantastico. Per regalare dei pollici a Luca. Che lavoro fai? Su... Ah, fai proprio quindi streaming, gameplay, tutto. Più che altro streamo le reazioni ai programmi, che sono le cose che piacciono di più. In quanti sei? In due, quindi? Siamo in due e in più ci sono, c'è la sua ragazza, il mio amico, che ogni tanto quando c'è da creare la ciacciara per commentare un programma. Sì. Niente possibile. Si potrebbe fare una live, penso. Cioè, facciamo la live? Già i follower, pensa, eh? Ah, sto già buttando le basi, capito? Mamma mia. Cosa che si dovrà fare, tra l'altro. Avevamo organizzato che ci fosse anche lei qui, ma come ben sapete viviamo in un mondo dove non si può fare nulla. Siamo la live insieme commentando quello che sta succedendo adesso. Mi sento male. Nel nostro ristorante guardi solo Silvia qui, eh. Per quanto mi riguarda stanno parlando del tutto del niente. No, stanno ancora parlando del fatto che lui sia stato innamorato per 12 anni di una che non l'ha mai ricambiato, mentre quella con cui stato veramente c'è stato con meno per meno anni e non è il suo vero amore. Posso dirlo? Lo possiamo dire? Sì, però no, piano. Nettamente più interessante del tuo appuntamento, Luca. Cioè, diciamolo subito. Mi si è rotta la carotide. Del rumore che fa il canguro. Ma raga, cosa stiamo parlando? Ma perché c'è il deserto e il canguro adesso? Ma cosa sta succedendo? Alcuni frangetti li avrei cavato volentieri gli occhi. Quanto è andato bene? La Madonna! C'è da dire che comunque hanno trovato dei punti in comune. Sicuramente due sì. In definitiva, no. Non sei il mio tipo. Però sono contento della tua scelta. Almeno non ho rimpianti. No, lui ha detto ci avrei provato lo stesso. Fatemelo vedere quel faccerino. Cattivello. Dietro quale semente c'è quella che giocava a pallavolo? Quella che stava con Pozzetto. La cacciatore. Maurizio Cacciatore. Sì, non sono un polipone. Che bella che sei. Tentacoli ovunque. Quindi cucinano veramente loro? Sì. Nel senso che sono proprio chef. Cioè io ho visto proprio dentro la cucina perché ero lì e ce l'avevo sulla destra e vedevo che erano proprio loro che cucinavano. Spadellavano. Grazie. Ti aiuto? Quella è la mia giacca. Ha preso la tua. Che ti sei rialzato più forte di prima. Madonna, che roba! What the fuck, adoro! Lui era già in posizione! Vabbè. Lei ci è rimasto tipo... Lei si è girata poi... Comunque volevo dire di no. Con questo... Passo più. È andata completamente in tilt. Ma per innamorarsi bisogna entrare nel profondo. Sei entrato nel profondo. Ma sai che non me lo ricordo. Eri viola qui, Lu. Ascolta, ci dici cosa hai mangiato, poi non lo vedremo. Sì. Mangiato come prima. Venuto su adesso. Sì, esatto, minchia. 5 mesi ci hai messo. Prima era la pasta con le zucchine. Ah, è vero, bro. E come antipasto forse una tagliata di manzo, una cosa del genere. Paolo, la tua ultima relazione. Dici un po', dici un po'. Zan. Sentiamo se dice cazzate perché le sappiamo tutte le relazioni di Luca. Allora. Allora. Che attacco di emorroidi qui, Luca. Allora. L'ho dovuto prolungare per pensare cosa dire. 5 anni fa. 5 anni che sei single? Sì, 5 anni che sono single. Era vero amore? Nel senso, almeno da parte mia lo era. Poi se ne è rimasta come 4-5 anni, credo che anche da parte sua. Chi lo sa? Giustamente. Uno mette le mani avanti e dice, no. Boh, chi lo sa? Lo sia stata. Diciamo che in questi 5 anni ho avuto solo frequentazioni. Quando è finita, i primi 2 anni dopo. Ma guarda, ma qui! Cos'è? Qui! Guarda che questa è la faccia del baccagliatore. Qui sì. Questo è lo sguardo che mi ha insegnato lui. Sì, questo è quello... Quello un po' triste da cane bastonato, sì, ma sì, che ti fa capire anche il bastone si può usare in due modi. Sì. Quando è finita, i primi 2 anni dopo, non sono uscito con nessuno, ho avuto proprio un crollo
anche perché non ho capito il perché è finita. Sto dicendo la verità. E due anni che si domandava, ma perché? Sto dicendo la verità. Beh, effettivamente sì. Poi è finita e non so il perché, nel senso. No, aspetta. Anzi, se stai guardando questo programma in questo momento, per favore scrivimi e dimmi perché è finita, perché no. Basta, male! Ha fatto l'appello alla sua ex. Comunque possiamo dirlo ora che è il modo. Guarda chi controlla il telefono. No, perché prima mi ha mandato la foto che lo sta guardando, quindi arriverà a mezza. Possiamo dirlo che forse non è il modo migliore per conquistare una. Ma io non volevo conquistare nessuno. Voleva sapere il perché. Esatto. Allora calcola che è stato un discorso tipo di 15 minuti. È stato un discorso molto più ampio lì nel confessionale. Sì, tagliato un po'. Che vette altissime. Esatto. Anzi, se stai guardando questo programma in questo momento, per favore scrivimi. No, io in realtà, conoscendoti, sento la vena ironica sotto. Sì, ritorni. Sai che quando finisce una relazione hai sempre un punto dove dici, vabbè, non ci sopportiamo più. Io non ho avuto quel punto, cioè finita, basta. Quella storia mi ha sicuramente spezzato il cuore, anche perché gli anni dopo sono stati un po' tosti. Certo, però beh, 5 anni non legata a nessuno, beh, sicuramente è dovuto a quello. Può essere. Può essere vero, può essere piuma. Può essere. Insomma. Anche se, cioè, immagino che mi abbia un po' scottato quella storia. Te invece? Io... è un po' complicato. Cioè? Ho avuto una frequentazione con una persona quasi 2 anni, però mi ha destabilizzato tanto sul fatto di avere relazioni, perché non è che ci stavo insieme. Più che fine non è neanche mai iniziata veramente, cioè dopo 2 anni ti tira a molla così, mettiamo che una volta vuoi, non si capiva più, dormiamo insieme tutto quanto. Un giorno sono uscito e mi fa, io mi frequento con un'altra persona. Ho collegato a vabbè. E qui tanta empatia da parte di Luca in questo sguardo. È bastato un gesto perché non volevo interrompere il flusso di comunicazione. No. Difficilmente mi apro a parlare dei miei sentimenti perché l'ho fatto e mi ha fatto comunque tanto male alla fine come è finita. Quando fanno quel passo in più, esatto, io vedo alla stragrande. Aspetta, ci diamo insieme, andiamo via. Che uomo. Indicativamente con questa si possono fare diversi meme. Sì. Vigile urbano. Aspetta, ci vediamo insieme. Abbiamo... aveva un senso logico. Bellissimo. Ciao, uno da una parte e dall'altra. Un appuntamento al buio è un'alchimia di ingredienti che combaciano tra loro alla perfezione. Cin cin addirittura. Bevono per dimenticare. Briachi come le scimmie. A lanciarsi la pupù uno contro l'altro. Sapete lo stacchetto che c'è sempre di uno che va in bagno e telefona? Adesso non l'hanno messo. Luca mi ha chiamato, io ero in hotel, in camera. Sto dicendomi, sta andando così, sta andando cos'ha. E sì, poi ha chiesto a me tu quanto stesse facendo l'Inter. Poi ho fatto una domanda molto più importante, ovvero... ho chiesto se aveva le pere. Chiedo scusa. Una pera! È una pera! Mi ha portato le pere! Che pere! Vedi che posso dirlo? Concettuale. Sì. Ah, sì. Eccoci. Questa è qualcosa di clamoroso. Che cos'è? E infatti guarda, una pera. Non l'hanno data a me. Tra l'altro l'ha fatta tuo padre. Le torte di Renato. Ma è una pera vera? Ma sembra ricreata col, ma no, non lo so, sembra vera. Lo zucchero tipo. Possiamo andare avanti o dobbiamo fare un simposio? Un simposio sulle pere. La finta pera, no? È finta o è vera? Non mi ricordo. Secondo me non è né finta né vera, è pera. È pera. Possiamo chiuderla così. Eccoci qua. Grazie. Ma che carino. Invidia per aver scelto il dolce sbagliato. Ma chi l'ha scelto? L'hanno portati loro. Ah, non li scelto. No, non ho scelto. È arrivato con due piatti e l'ha dato una a testa. Ma io volevo la pera. Quando lei ti dice anale no. Dai, scusa. Grazie. Saranno anni che non andavo fuori a cena. Saranno anni che felice, non andavo fuori a cena predisposto. Saranno anni che non andavo fuori a cena predisposto nel conoscere una persona come ero predisposto questa sera. Però non mi ricordavo fosse così piacevole. Mi sono trovato davvero bene. Che falso. Amore, che falso. Dai. No, io vedo tanta falsità. Non la sviolinata da youtuber in televisione. In realtà povero dentro. Mi sono trovato bene ma durante sei la veramente... cena. No, ma io credo. Beh, ma si è visto un pochissimo, c'è stato un'ora e 40. Io credo che a casa almeno siamo 19.000, sì. Almeno 1.000 si siano in quel momento messa a piangere, bagnate un pochetto potrebbe essere. Ma guarda che bello, a me mi sì. Sì, ce l'hai tu. Andiamo, me la porto a casa. Ma dobbiamo toccarla, non possiamo uscire così. Questa potevi anche risparmiare. Sì, ci ho pensato anche io dopo l'ho detto. È stato dolce. Vedi che non è una pera? Vado. Bravo Renato. La pistacchia. Portiamo per la prossima stagione anche. Sì, sicuro.
Non finta che non si conoscevo. Diciamo che stiamo insieme da un anno. L'ultimo anno, la cena dell'anniversario. Ah, che tattiche, che bravo. Mi è piaciuto. L'hai fatto. Se dire di no. Sembra che hai appena rubato da mangiare, veramente, cioè furtivo. Se lei mi dovesse dire di no, io dirò comunque di sì. Posso, signora? Sì, sì, assolutamente. I miei amici sicuramente mi prenderanno per il culo, però ci sta. Onesto. Ci sta. Qua, chiedo scusa, vi lascio il conto. Grazie. Da mal conto si paga veramente. Si paga, ragazzi. Hai proprio pagato. Oh, vabbè, aspetta, vediamo chi la paga. Dai, fammi fare pure a me, dai, sono... Allora, io faccio qua, la prossima volta fai tu. Niente da dire. Good play. Complimenti. Good play, Gigi. Hai torte da Renato? Tu paghi i dolci da Renato. Va bene. Dovessi prendere un sì, quell'ufficio verrà ribaltato. Raga, ho paura io adesso. Ma che torci qua. Ti giuro, non me lo ricordavo. Qua possiamo dire che mi stavo ancora pisciando addosso. Ah, ok. Perché okay. Non ero ancora riuscito ad andare in bagno. Ciao. Oh, ciao, ho detto bene. Sì, vedi, ormai lo slogan l'hai imparato. È camminata sicura, Luca. Guarda, niente da dire qua. No, va bene, dai. Ci siamo divertiti, quello sicuramente. Esatto. 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 Volevo solo pisciare. Non pisciavo da 4 ore e mezza. Beh, io mi sono trovato bene. Lo penso si sia anche visto, quindi... Conoscerti, mi piacerebbe conoscerti. Signorina, sta molto bene. E sei una persona che porta energia. E dell'Enel, in pratica. Una persona molto positiva che mi piacerebbe comunque continuare a sentire. Oddio. Oddio? Ma ti hanno chiesto di parlare per primo o hai fatto tu? No, sono partito io. Però quanto era tutto il pezzo, ti dico che lei è di Roma. Sarebbe stato difficile, io ti dico sì per questa sera. Diciamo, questo era il significato. Ok. Anche per noi, è stato bellissimo. Grazie. A primo impatto non c'è stata quella cosa in più. È stato un piacere, buon lavoro. Buonissimo. Grazie. Tutto buono. Tutto buono. Mi sono trovata benissimo con te. Tutto buono. Scusa, no, mi è piaciuto. Come quando andiamo dal porcano dopo che andiamo a ballare. Vabbè, tutto buono. È educazione. Mentre ancora ti asciughi con il coso che sei sporco di maionese. Tutto buono. No, tutto buono. Mi sono trovata benissimo con te, caratterialmente, proprio tanto. Cioè, però a livello di relazione, sono sincera, non credo che ci possa stare. No, ci sta, ci sta. No, non volevo. No, fidati, ci sta. No, vedi che volevo... comunque, raga, cioè, le magie del montaggio. Quando dici e quando monti è tutta un'altra storia. Complimenti a chi l'ha montato perché fa troppo ridere. Sono sincera, non credo che ci possa stare. No, ci sta, ci sta. E comunque io vorrei sempre andare a pisciare, c'era quello. No, ci sta, ci sta. Cioè, nel senso. Ci sta. Io sono curiosa di vedere l'uccellino alla fine che cazzo fa. Oh, ciao. Forse smetterò totalmente di commentare il programma per evitare di mandarmela. Sicuramente sarò quello che riuscirà a capire meglio i personaggi che parteciperanno d'ora in poi. Ciao, buona serata. Ciao. Miei amici. Tre baci. Madonna, che viver. A Torino se ne danno tre. A Torino se ne danno tre. Vero. I miei amici sicuramente adesso mi staranno pigliando per il culo in una maniera allucinante. Invece no, Luca. Ma neanche tanto, dai. Invece no. Per favore, cioè, abbiate pietà. Cioè, un po' meno. Adoro. In realtà... è andata bene, sono quindi. Stati bravi, dai. Beh, ma sì. Non è stato trashissimo. Io alla fine ho fatto il mio. Povero. Ah, il cuore è spezzato. Quanto c'è lì? Oh, adesso devi fare la manovra. La manovra. Vedi l'acqua. Raga, ti prego, dimmi che arrivi tu e gli fai la manovra. Io ero già a fare le camminate fuori. Wow. Non ero lì. E mi era andato un candito di traverso. Basta. La fanno cagare. Io non li mangio per quello. Mangiate il pandoro. Brava. Vero. Seguite. Certo. Vabbè, capito. Anche questo appuntamento nettamente migliore rispetto a quello di Luca. Beh, lui ha rischiato la vita. Sono d'accordo. Parola vita. Cosa sputa il candito? Nell'occhio. Farebbe piacere. Ah, invece ci ha sorpreso. Mamma mia, lui ha iniziato a sudare e risputare il candito. Amore, ha fatto come? Ma sei tu?
Twitch, no, Twitch. No, Twitch, Twitch. No. Così mi, Twitch. Mi sosia dell'anno. Vediamo al ristorante con Luca dentro. Oppure siete stati troppo insistenti col corteggiamento. Io? Però, che cazzo dici? Palesemente troppo insistenti. Ah, ma non voleva dire insistenti, inesistenti. Ma dire forse nel corteggiamento. Francesca e Daniele non si sono più sentiti. Francesca sta frequentando un uomo e spera che lui le possa far scrivere il romanzo più bello della sua vita. Daniele invece è ancora alla ricerca del suo primo vero amore, reale, non platonico e più che altro corrisposto. Hai visto? Mi prendimi la mia percentuale di merito essendo stato nella puntata. Esatto, ho portato che... quell'aura positiva che... Marco e Simona stanno vivendo una bella storia d'amore. Si stanno conoscendo e giorno dopo giorno si piacciono sempre di più. Chissà se questo loro amore non porterà un giorno a una bella famiglia. C'è il video, c'è il video. Ma di chi? Luca ed Elisa si sentono come amici e forse staranno vedendo insieme la loro puntata commentandola. E forse no. Più o meno. Più o meno. Forse. Durante la attenzione, questo? Quanto cazzo l'ho fatto? Non so neanche tu? No! Sicuramente la commenteremo insieme la puntata. Già il fatto che la commenteremo insieme vuol dire che comunque non ci siamo ammazzati. Più lo farò diventare quattro di Roma, regà, cioè fermatevi proprio. Tra loro è nata una bella amicizia, speriamo però che in questo nuovo anno possano trovare finalmente l'amore. Arcangelo e Rosa sono innamoratissimi. Ma è successo che in una puntata due coppie? Ma allora è Luca che ha portato. Allora sono io. Rosa ha presentato le sue figlie ad Arcangelo e lo stesso ha fatto lui. La loro è una felice famiglia allargata. Ma pensa a te. Ma pensa che bella roba. Hanno grandi progetti insieme. Avranno intenzione di sposarsi? Ed abbiamo grandi progetti. Oh, sono contenta. Io non ricordo sinceramente in quattro stagioni due coppie. Bravo Luca, qua. Allora sei tu che hai portato Cupido. Sei stato molto bello e molto carino. Sì, molto teddy bear. A livello estetico hai il tuo da dire. A livello di simpatia nulla da dire. Secondo me, cioè, Ci ha perso lei. Allora io devo fare un annuncio molto importante. Vai, prego. Perché chi c'era all'inizio di questo canale sa che io avevo un'idea incredibile, ovvero fare uno dei format che poi ho scoperto essere il format più in voga su Twitch, perché lo fa un americano e poi è stato copiato, comunque ripreso da tanti altri streamer italiani ma anche stranieri. Questo format è appuntamento al buio su Twitch. Quindi diciamo che prendiamo la palla al balzo. Prendo la palla al balzo. Siccome Luca è rimasto single, appuntamento non è andato bene, cosa dovete fare? Se volete conoscere Luca in live, quindi primo requisito, metterci la faccia e la voce, perché ovviamente si viene in live, dovete mandarmi le vostre candidature. Non occhio, canditi. Occhio con quei canditi. Non canditi. Ovviamente maggiorenni. Ovviamente dovete venire in live, quindi avere una linea wifi decente che si non sente, la mia, che si vede bene e si sente bene. Ovviamente Luca non saprà nulla perché la gestisco tutta io insieme a Stefania, probabilmente anche a Benze. Anche perché sarà al buio per me. Ovviamente è un gioco. Cioè ci rendiamo ovviamente conto che il premio non è all'altezza. Però comunque è un gioco. Vincitrice cosa vince? Luca.